Allora, intanto che cos'è la blockchain? La blockchain è una tecnologia. Ok, quindi la tecnologia è una tecnologia che permette di, è come se fosse una specie di piccolo notaio. Ok, ogni transazione viene certificata da un piccolo notaio e non è proprietario di nessuno. Quindi il bello della blockchain è che tu hai questa tecnologia e tu puoi scambiare cose con un notaio che te le certifica. Ok? Quindi cosa succede ad esempio quando vi trasferite dei soldi? Io vado in banca, do i soldi alla mia banca, la mia banca dà i soldi a un'altra banca che li manda a una banca che e poi arrivano sul conto corrente del mio cliente. Tutta questa gente in mezzo può sparire tranquillamente perché io posso mandare dal mio conto in Bitcoin direttamente a te sul tuo conto Bitcoin senza passare attraverso le banche o circuiti e via dicendo. E quindi si salta tutto il modello vecchio, cioè dove c'è qualcuno che accentra le informazioni. Quindi immaginate di avere uno che dice sì, è vero, quella transazione è stata fatta e non può essere hackerato, non può essere modificato e non può essere in qualche modo fatto nessun tipo di attività particolare. Ad esempio, la mia criptomoneta, che si chiama Skillchain, è stata fatta per certificare le competenze. Quindi, ad esempio, io mi sono laureato, se l'Università Cattolica adotta Skillchain, io saprò che Alfio Bardola veramente si è laureato. Ok? Quindi, e quel dato non è cancellabile. Quindi tutta una serie di frodi, truffe e cose di questo genere possono essere cancellate perché esiste un sistema di certificazione. Quindi lo potete trovare negli alimentari, lo potete trovare ogni, diciamo, ogni criptomoneta può avere una funzione particolare.